Benvenuti Lupetti in questo nuovo episodio di Skylanders Spyro Adventures. Nello scorso episodio abbiamo recuperato un pezzo del cuore di luce e salvato le sette talpe dalla miniera. E oggi andiamo a recuperare la sorgente eterna del fuoco. Andiamo. Vuoi scendere nelle miniere adesso? Ferrovia dei laghi di lava. In carrozza, treno espresso per la morte certa in partenza. Ciuf ciuf. Bene, penso che tocchi a noi recuperare la sorgente eterna del fuoco. I binari si dividono qui. Un ramo portava alle vecchie miniere, ma è sprofondato. Trova una leva per azionare lo scambio e proseguiremo verso i laghi di lava. Tu cerca la leva, io continuerò a spalare carbone nella caldaia. Ok, capitolo 19. Uno stregotto del fuoco piazza una miccia per una sorpresa esplosiva. Ah, ok. Gli Skylanders dell'elemento non morto sono più forti in questa zona. Subito, obiettivi. Un cappello, un tesoro, una gemma, tre forze e una pergamena. Da qui mi ricordo anche che qua c'è un forziere che se si fa una certa cosa poi non si può più prendere, quindi facciamo molta attenzione. Qua dove posso fare qualcosa? No. Quindi andiamo avanti con la... andiamo avanti. Allora, qua è bloccato. Ok. E quindi... ah, ok. Ecco qua. Che sorpresa! Devi trovare un'altra leva! Ah, chi ha costruito questo sistema non sapeva nulla di ingegneria talpesca! Allora, io una cosa molto importante è vedere se si può tornare indietro. Ok. Ma intanto non dovremmo aver mancato nulla. Allora, prima sconfiggiamo questo nemico qua, poi... quant'è bisogna farlo questo livello in tempo per... ah no, anche un livello diciamo veloce. Ho appena visto la gemma. Ed è quella di Eruptor. Megasfere di magma per Eruptor. Ok. Uno stregotto del fuoco che è debolissimo. Ok, abbiamo ancora sempre il piccone. Qua non si può far nulla al momento, quindi attiviamo la leva. Ok, qua abbiamo fatto tutto. Perfetto, andiamo. Thank you.
Questa porta conduce alle grotte di cristallo, ma è chiusa. Vedi se riesci a trovare una leva per aprirla. Ok, qua c'è il primo forziere. Beh, sì, possiamo già far che liberare volendo anche il passaggio. Scusami, è fatto. Qua si torna indietro, quindi no. Però qua si può fare qualcosina, tra cui prendere un bel forziere. E anche già anche il tesoro leggendario, bene. Ottimo. Cos'è? È un gufo? Tipo lanterna, gufo? Pontie del fiordo. Ok. Ma come si è messi con... No. Con i tesori. Devo ancora capire bene come funzionano i titoli. Me ne mancano qualcuno. Ne manca, sì, qualcuno. Quindi devo poi vedere. Tesori. Ce ne mancano pochissimi, considerando che sono ancora due livelli. Poi il caos e poi sono 4 DLC. Non ce n'erano tanti alla fine. Anche di pergamene. Abbiamo quasi preso tutto. Con gli obiettivi come si è messi più o meno? Messi bene. Perché considerando che un forzesso dov'è? La pergamena bisogna trovarla in giro. Basta trovare una porta elementare per il cappello. Direi che abbiamo fatto tutto. Azioniamo la leva e andiamo avanti. Cos'è successo qui? I binari sono stati sabotati. Questo è lavoro per una talpa. Tappa i buchi spingendo quegli enormi blocchi di pietra e io ci costruirò sopra dei nuovi binari. Chissà dov'è la pergamena storica, non saprei proprio. Certo che il treno sia sicuro. Highlands è un immenso mare di nuvole nel quale galleggiano innumerevoli isole rocciose, una diversa dall'altra. Alcune di queste isole sono grandi quanto un regno, mentre altre sono sommerse dall'acqua salata o ribollono di vulcani attivi. Allora, vediamo un po'. Ok, era questo, quindi adesso spingiamo questo qua in giù. Ci prendiamo l'ultimo forziere che ci manca. Perché spingendo poi questa qua, finisce dentro un buco e non è più possibile poi prendere il forziere. Bisogna rifare un'altra volta il livello, che a me non è che cambia tanto, io devo poi rifarlo per il tempo. Però prima, più riesco a prendere, ecco, più cose riesco a prendere subito, è meglio, eh. Allora, vediamo un po'. Qua possiamo spingere, vero? Thank you.
Ok, questo non si può fare più di così. Allora vediamo un po'. Qua posso spingere lui. Ottimo. Adesso possiamo spingere questa qua. E dovremmo aver fatto. Perché se poi questa qua ritorna lì, abbiamo finito. Controllo veloce. Sono mancato qualcosa, ma non credo. Anche che ci mancherebbe solo più alla fine il cappello. Quindi ci ho messo più la porta, che sarà qua da qualche parte sicuramente. Perché non... Ah, dopo far tutto, ok. Non mi dà fastidio. Allora, vediamo un po'. Questo finisce qua. Ok. Questo lo posso buttare qua. Non si è ancora vista la porta elementale. Ben fatto, Skylander. Siamo una grande squadra. Riparo i binari rotti e saremo pronti a partire. Non preoccuparti, intanto mi accerto che il treno sia sicuro. Ok, fatto. Avrei finito prima se mi avessi aiutato, ma non importa. Andiamo! Ok, ottimo. I laghi di lava, dividiamoci. Io continuerò a tenere in funzione il treno mentre tu vai a cercare la sorgente eterna del fuoco. Stavo dicendo che ho anche visto. Abbiamo anche appena visto la porta elementare del fuoco, quindi ho tutto. Ma sono debolissimi questi stregotti. Livello superiore. Perfetto, anche ultimo livello raggiunto. Ok, allora. Qua il meccanismo sono le pedane elastiche. Non starò lì a prendere tutte, diciamo, queste monete. Ok, ottimo. Che cos'è? Diavoletto. E abbiamo preso tutto. Dobbiamo ancora sconfiggere un po' di nemici.
faccio molta attenzione. Ok, non è niente. Ok, i nemici sconfitti abbastanza. Posso ritornare con Zap. E abbiamo fatto, siamo arrivati alla sorgente eterna del fuoco. Zap in sé è forte, ma non riesco tanto a usare bene la mira. La mira con lui, non so il perché. Ok, dovremmo ormai aver fatto, vero? Sì. Sconfitto. Ok, non è chissà che, diciamo, impegnativo da schivare. O complesso. Meglio di... ok, meglio così complesso. Poi, cosa molto importante volevo dirvi. Stavo dicendo, oggi ho appena finito, ho acquistato Clonoa per la 4, che mi danno entrambi i titoli. Quindi mi sembra più o meno portare poi entro fine anno l'ultimo, il primo titolo della saga. Ok, c'ho molta attenzione, sconfitto. Ok, finché questo attacco qua va più che bene. Ok. Non me la rischio, cambio Skylander. Altra scelta.
Ok, abbiamo fatto. Addio. Ok, subito con tutti e tre. Va bene. Intanto il primo. Ok, il primo è sconfitto, ottimo. E anche il secondo. E abbiamo fatto anche con il terzo, vero? Eccola qua. Fuoco, una forza distruttrice. Che al tempo stesso ha il potere di consumare il male nel suo regno. C'è solo un'ultima sorgente eterna da trovare, quella della magia. Ma la magia non è una scienza esatta. E da quanto ho potuto decifrare, bisogna lubrificare il cuore con un olio speciale per far circolare la magia negli altri elementi. Ma il libro non dice nient'altro al riguardo. Non so dove cercare. Ehi, hai presente quella strana statua antica che era in acqua? Quella che ci aveva tanto incuriositi? Sì, beh, si sta muovendo. Cosa? Skylander, puoi andare a vedere che succede? Io continuerò a cercare risposte. Ok, non lo faremo adesso perché adesso ritorneremo nel capitolo di prima per completarlo al 100%. Andiamo subito. Quindi ci vediamo quando avrò finito la prova tempo. Ok, prova tempo superata. Quindi nella prossima parte, quindi nel prossimo episodio di Skylander Spyro Adventures, faremo le 4 sfide eroiche degli Skylander di tipo fuoco. E poi ci saranno ancora più 2 livelli. Dove andremo a prendere poi gli ultimi 2 pezzi, tra cui anche la sorgente eterna della magia. E poi affronteremo Chaos. Io vi saluto e vi aspetto in un prossimo episodio. Ciao Lupetti!